Buongiorno dalla Scozia oggi. From where? Scotland. Come avete visto fuori c'è questo tempo che è terribile. Quando io ci sono svegliati con un temporale, non so cosa stia succedendo, perché in questa zona ultimamente, cioè la zona di Reggio Emilia, ci sono dei temporali, tipo delle trombe d'aria ogni due giorni, quindi non so se ci avviciniamo alla fine del mondo. Fateci sapere se anche da voi succede questa cosa, perché sono un po' stranita, perché non ho mai visto un tempo del genere. Anche a qui. Montreal fa così, hai sentito? Sì, anche a Montreal, siamo diretti a Montreal tra un po', quindi noi ci porteremo la pioggia. Comunque, questa mattina stiamo andando a fare arrampicata, quindi è un'attività estremamente sfidante e la cosa bella è che appunto ti crea assuefazione, vuoi sempre andarci perché la sensazione che provi alla fine è molto positiva. Beh, dipende, perché se non ti piace metterti in gioco è outside of comfort zone, può darsi vai una volta e vai mai più. Invece, se ti piace quella sensazione, non è che ti piace, perché nessuno si piace mettere fuori di comfort zone, però la sensazione di dopo che è finito, ti dici wow. Sì, è bellissimo, esatto. La cosa più bella, per chi ha paura un po' dell'altezza, chi non è nato arrampicatore, ecco, diciamo così, quello che è successo a me è che ho iniziato a arrampicarmi, il primo giorno ero tutta spavalda, sono andata in alto e così, poi mi sono resa conto di quello che ho fatto, della serie razionalizzi, e praticamente la volta dopo ho iniziato a avere più paura, la volta dopo ancora più paura. Niente, il maestro di arrampicata ci ha un po' sfidati per andare oltre la paura ed è stata un'esperienza estremamente intensa, però ha aiutato a sentirsi meglio. Quindi ci ha fatto andare in alto in una parte che era più difficile, ci ha fatti cadere. Ci ha fatto piangere un po' anche. Sì, io mi sono talmente spinta oltre la mia zona di comfort che praticamente sono scesa dalla corda piangendo disperatamente. Lui avrà pensato che ero completamente impazzita. No, questo è il bello, che non ha pensato questo, ha detto è normale. E ho visto delle persone, tante persone piangere, allora è normale. È una cosa bella che per me mi è piaciuta tantissimo, che mi ha fatto essere tipo very proud, orgoglioso di essere con una donna come Alice. E lei è scesa piangendo e le ha detto, la prima cosa che gli ha detto, grazie a lui, perché lui gli ha fatto fare queste cose di andare più avanti nella sua paura. E anche quando lei diceva portami giù, lui ha detto calma, stai lì un po'. Sì, io ero sulla corda a pregarlo di scendere e lui no. E poi lei è scesa dopo un po' e le ho detto grazie che non mi hai fatto scendere dopo due secondi, perché non mi hai fatto give in to my fear that easily, mi hai fatto comunque soffrire, però sì. You know? E quindi è stata un'esperienza molto bella, e è un'esperienza, l'arrampicata, stavo leggendo, perché adesso sto leggendo tantissimo su questo sport, che è uno sport sì del corpo, perché il corpo si deve abituare, ma anche uno sport della mente, soprattutto uno sport della mente. Quindi è uno sport che viene utilizzato anche per la terapia adesso, per la psicoterapia, perché ti va appunto a sfidare sui tuoi limiti, quindi è una cosa che praticamente fa benissimo per l'autostima, fa benissimo per sentirsi più forti, fa benissimo per anche, vanno tantissimi manager a fare arrampicata proprio mandati dall'azienda, perché è una terapia, leggevo, è come se fosse una terapia velocizzata, quindi il tempo per cui tu vai da un terapeuta e parli e continui a scavare sui tuoi limiti eccetera, lo acceleri se abbini questo sport. Addirittura ci sono delle persone che fanno dei retreat di arrampicata proprio per questo motivo. Quindi non solo è uno sport che è estremamente bello, ma è uno sport che fa estremamente bene, e devo dire che io sto molto molto meglio da quando lo pratico, e basta.
questo è il libro che in questo momento stiamo ascoltando come audiobook, quindi è Open di Andre Agassi, che è il famoso tennista, ovviamente. Io l'ho già letto questo in cartaceo e Michael non l'aveva mai letto, quindi lo stiamo ascoltando insieme mentre appunto andiamo a fare arrampicata, perché la cosa bella è di non sprecare il tempo che passiamo nella macchina e fare qualcosa che ci dia appunto qualcosa in ritorno, che possa essere ascoltare un audiobook, ascoltare un podcast, eccetera. Quindi ci stiamo ascoltando questo, e chi l'avesse letto, fatemi sapere cosa ne pensate del papà di Agassi. Secondo voi è stata una cosa positiva? Secondo voi è tutta genetica o c'è una forte correlazione da quello che gli ha fatto fare suo papà alle sue performance? Perché secondo me è molto interessante, può essere visto in modo controverso. Quindi fatemi sapere. She's saying because you can't take your eyes off that wart. But it doesn't matter. She's surely saying the same nasty things she said yesterday and the day before. Avete visto uno spezzone della nostra arrampicata ed è stato bellissimo come al solito. Sì. Ci sentiamo molto meglio adesso. Sì, ti dà un boost di energia, non lo so se è un po' l'adrenalina, che boh, o anche credo che è più il fatto che you face your fears e poi... Sì, praticamente affronti le tue paure. E poi ti dà energia quando vedi che sei capace. Sì, praticamente c'è un po' una cosa che funziona tanto anche in psicoterapia, che è l'esposizione alla paura. Praticamente quando tu ti esponi alle tue paure, che spesso sono legate comunque a qualcosa mentale, non sono reali. Quindi le paure, per esempio, la paura atavica di cadere nell'arrampicata, per esempio, è una paura che è dentro di noi, però razionalmente sei attaccato a una corda, quindi sei in totale sicurezza. E il fatto che l'imbragatura non si rompa è praticamente testato, cioè ci sono, è come se dovessimo dire cade un aereo, cioè non ci sono probabilità che succeda questo. Quindi la cosa bella è che la paura è atavica dentro di noi, però razionalmente non dovrebbe esistere, eppure ce l'abbiamo. Quante volte noi abbiamo paura di queste cose, per esempio la paura del fallimento di un esame, oppure la paura del giudizio degli altri, sono tutte cose che la nostra mente crea. E come funziona? Per superarle, invece di ascoltare alcuni terapeuti che dicono prendi degli ansiolitici, io sono molto contro questa cosa, molto molto molto, quindi mi sento di dire questo, iniziare a fare delle piccole esposizioni alla paura. Io non sono psicologa, però so che funziona in questo modo, un po' funziona così anche nel climbing, quindi proprio ce l'ha spiegato anche il nostro istruttore, che praticamente funziona. Tu ti esponi più volte, sempre in un ambiente controllato, quindi fin dove ti senti, cerchi di andare oltre il tuo limite e la paura e dai un rimando positivo al cervello che non succede niente, che quindi ti riesce a rafforzare. Ovviamente la difficoltà sta sempre di sfidare un pochino il tuo limite, quindi non devi rimanere nella tua zona di comfort, e facendo in questo modo superi tante cose, che siano la paura del giudizio degli altri, la paura degli esami, la paura di fallire, la paura di essere lasciati, la paura di fidarsi, eccetera eccetera. Quindi è una cosa che un po' sto utilizzando in tanti ambiti della mia vita, e questa cosa dell'arrampicata aiuta tantissimo. Sì, anche a me mi dà tanta energia, più confidence. Sì. Perché io, anch'io, sì, makes me feel good, mi dà tanti belli spunti per la giornata, lo facciamo in mattina, sì. E poi il pomeriggio ho tanta energia, tanto Vero.
volere di fare, quando anche il lavoro, se certo. c'è qualcosa che è una settimana che non ho fatto e continuo a rimandarlo, ho l'energia di dire ok, l'energia oggi lo faccio. Mentale. Sì, perché io avevo una telefonata che dovevo fare per una settimana e rimandavo. Poi abbiamo iniziato a fare arrampicata e ho detto ok, adesso sono abituata a questo feeling di essere nervoso, di discomfort, perché lo faccio sul muro ogni giorno. E adesso lo so questo feeling e lo so anche che lo posso, I can face it, sì. and I can overcome it. Sì, adesso noi stiamo andando a fare la spesa e noi prendiamo sempre le stesse cose da mangiare, com'è possibile? Cioè una parte ci fa stare in forma questa cosa di prendere sempre le stesse cose da mangiare, però dall'altra parte è un po' noioso. Sì, però è streamlined. Sappiamo cosa prendere, allora la spesa va veloce, sappiamo sì. come cucinarla, allora anche quello va veloce, e il nostro corpo sa come digerirlo, allora anche quello va veloce. Tra l'altro volevo dirvi che in tutto questo, volevo dirvi in tutto questo, velocissimo, che lo sapete, dall'anno scorso ho perso 10 kg e non ho fatto nessuna dieta particolare, farò forse un video un po' più di approfondimento perché il video della mindfulness è stato molto molto... è piaciuto molto come dimagrire grazie alla mindfulness eccetera, però ho anche da un mese e mezzo assunto diciamo un personal trainer online. Questo personal trainer mi ha dato un programma e mi ha fatto cambiare tantissimo il corpo, cioè il mio corpo sta cambiando tantissimo e io credo che anche questo sia stato semplicemente il momento giusto, cioè l'allenamento sicuramente fa bene, nel senso che non importa il fatto che l'allenamento, che esercizi dà, sono sempre più o meno i soliti, cioè lui è molto bravo, però sempre più o meno i soliti, però per la prima volta ho avuto dei risultati che posso vedere. E quindi mettete un mi piace se volete la mia fitness routine, perché sto pensando di fare questo video adesso. Tra l'altro noi andremo a Montreal, avremo un pochino più di tempo per creare qualche video eccetera, quindi sicuramente lì sarà un momento di video sì. e quindi volevo farvi vedere magari la fitness routine per farvi vedere cosa faccio e cosa mi ha aiutato davvero esatto. a migliorare. Bello condividere questo. Sì, molto molto. Allora andiamo a fare la spesa e ci vediamo tra un po'. Una cosa che odio tantissimo in Italia, che noi non abbiamo in America, e questi carrelli che sono sempre attaccati e dobbiamo mettere un euro per staccarli. I hate it. I never have a euro. Questa è la nonna di qualcuno. Lei, bellissima donna, ci ha dato il suo carrello con l'euro dentro. Cioè non gliel'abbiamo chiesto, però praticamente lei ci ha visto in difficoltà senza il nostro euro e ci ha praticamente dato il carrello. Cioè la cosa bella è che è good karma, nel senso che good vibes, perché ci ha detto no, un euro va e viene. Vedi, lei ha creato good karma e noi adesso abbiamo il nostro carrello con il nostro euro dentro. Incredibile questa cosa. Ci ha guardati e ci ha detto avete bisogno del carrello? Sì signora, guardi, non abbiamo un euro. Vabbè, ma ve lo lascio, un euro va e viene. No, no, signora, si figuri, andiamo dentro. No, no, ve lo lascio. Perfect. È andato via. È andata via. Tantissimi di voi mi hanno chiesto che cosa mangiassi, proprio perché avevo fatto quel video sulla dieta, quindi ho fatto una spesa abbastanza completa e volevo fare vedere appunto in generale che cosa mangio, per spiegare un po' com'è la mia alimentazione. Il punto è che io non sono la persona più clean di questo mondo, però ho cambiato alcune cose e queste alcune cose sembrano funzionare, quindi ve le voglio, le voglio condividere. Dicendo appunto che non sono né una nutrizionista e né ho particolari competenze alimentari. Allora, in primo luogo tanta frutta e verdura ovviamente, quindi c'è la verdura tipo insalata, sempre però già lavata. Lo so che non è il massimo, lo so che costa di più, però è una mia scelta personale perché preferisco non spendere tempo a lavare l'insalata. Verdure surgelate, stesso motivo, quindi contorni di verdure, sempre tanta verdura che non manca mai. Poi frutta ne abbiamo già in frigo, comunque qua ci sono delle pesche, banane, poi facciamo spessissimo, quasi ogni sera, cetrioli, pomodori, funghi, facciamo stir fry, poi ho preso anguria per fare degli smoothies, che sono buonissimi, che faccio con il Fit Berry di Natural Mojo e viene una cosa buonissima.
e poi di mirtilli per la colazione con lo yogurt. Appunto yogurt bianco, prima per esempio una cosa che ho cambiato è che prima mangiavo tanti yogurt e anche se sono magri sono pieni di zuccheri, quindi ho imparato tanto a leggere le etichette, quindi anche se lo yogurt è una cosa che amo particolarmente cerco di evitarlo, se non quello bianco completamente al mattino, e prendo in particolare questo di piteno che mi piace. Io non sono vegetariana, quindi come vedete c'è prosciutto, questo in realtà lo mangia più Michael di come lo mangi io. Qua ho preso della bresaola, e anche questa fa benissimo a livello di dieta. Poi ho preso carne macinata, che facciamo le tortilla stasera, quindi facciamo semplicemente carne macinata. Ecco, una cosa che ho tolto praticamente sono i formaggi, quindi ho tolto in generale la maggior parte dei formaggi che mangiavo prima, non che mangiassi tanti, però sicuramente più stracchino, formaggio spalmabile. Adesso cerco veramente sempre di fare solo verdura. Abbiamo preso appunto le tortiglie da fare stasera e facciamo con carne macinata, con un sacco di spezie, con i pomodori, con avocado che abbiamo già in frigo e con tutte le verdure, quindi in generale faccio anche le verdure. Poi ecco, una cosa che tendo a non prendere, ma in questa spesa non si vede tanto perché ho preso le cose confezionate, in generale non mangio confezionato, quindi c'è una piccola eccezione alla regola. Abbiamo preso questa zuppa di riso rosso e quinoa che non ho mai preso prima, proprio perché spesso torniamo a casa magari all'una e non riusciamo a farcela mangiare velocemente, siamo affamati, quindi uno strappo alla regola. Però una cosa che ho cambiato è mangiare poco confezionato e appunto guardare tanto le etichette del zucchero, se c'è tanto zucchero o se gli ingredienti sono artificiali cerco di evitare. Dopo ho preso questa pesto alla genovese che è praticamente senza aglio, senza formaggio, vegano, senza glutine eccetera, me l'ha consigliato una mia amica, mi ha detto che è buonissimo, quindi proviamo. E ho preso anche le trofie, mi sono praticamente lasciata un po' andare su queste centrifugati, sia questi che sono del marchio Il Melograno, cosa c'è? Che questi che sono del marchio Smile e sono completamente naturali, quindi non hanno nessuna cosa aggiunta. In particolare questo è zenzero, buonissimo, con ananas e mela. Poi ho preso carota, ho preso kiwi e altri, ne ho presi 6 per me e Michael. E poi un'altra cosa che ho introdotto, questa non so, voglio sapere cosa ne pensate voi, ho introdotto la vitamina C in compresse. Questo perché un estetista mi ha detto che per il mio tipo di cellulite, che poi in realtà non è proprio una cellulite, è tipo una ritenzione idrica, lei dice che i miei capillari sono molto deboli e con la vitamina C si rinforzano. E non lo so, ho iniziato a prenderla tutti i giorni e vediamo, anche perché spesso mi vengono degli herpes quando vado dal dentista perché mi lavora sull'apparecchio, e magari con la vitamina C evito anche questo. Quindi la vitamina C la sto già prendendo. Ho deciso di integrare inoltre al mattino con una pastiglia di ginseng per aumentare l'attività, le performance sia della mente che del corpo. Quindi questi sono integratori. E come ultima cosa, questi li ha presi Michael, che sono integratori per fare sport. Abbiamo provato San Benedetto, Powerade al limone e all'arancia, ai frutti rossi. E l'ultima cosa sono questi cereali. Allora, io adoro i cereali, sono tipo Obsessed. Sono ossessionata con i cereali ed è una cosa che prima mangiavo tanto, decisamente troppo, quindi evito di mangiarli, evito di comprarli, e anche questa volta mi contraddico con questa spesa perché li ho comprati in realtà, ma ho comprato questi che non li ho mai provati e sembrano abbastanza buoni come valori nutrizionali, diciamo che è il mio treat, frutta secca, semi, e quindi vediamo, insomma c'è la farina di avena e vediamo come sono. Questi sono di Michael, sono carciofini e olive. Direi basta. Questa è la spesa e diciamo questa è una spesa molto standard, a parte questa cosa confezionata che di solito non c'è, però per il resto cerco di mangiare molto semplice, quindi anche petti di pollo, ecco un'altra cosa che non ho fatto vedere, molto semplice e molto naturale, cerco di leggere un po' le etichette con degli intermezzi, per esempio se una sera ci sono le tortiglie va benissimo, però c'è sempre comunque verdura, non ci sono schifezze dentro, e questo per me ha fatto la differenza. Fatemi sapere se avete qualche consiglio sulla mia spesa, perché dicevo non è che sia proprio un'esperta del clean eating. Appena finita cena
E adesso siamo fuori per una passeggiata. La cosa più bella di questo posto, che ho rivalutato, ve lo dicevo anche l'anno scorso, sono sempre dove è mia mamma praticamente. Abbiamo deciso anche un posto dove andare a vivere, lo vedrete. Quindi siamo qua ancora per pochi giorni. E la cosa più bella è che c'è un sacco di natura, c'è questo argine, dove, perché abito vicino al Po, e quindi si possono fare un sacco di camminate. E dopo aver vissuto in Thailandia, dove non è che, sì, c'è tanta natura, ci sono anche 50 gradi, non esci mai a camminare, è sempre bello alla sera. Quindi adesso è post tramonto, abbiamo cenato e speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia con questo vlog. E noi vi diamo la buonanotte. Ciao!